Milioni di persone chiuse in casa e altre che potevano andare al lavoro senza pericolo. Pericolo virale che colpiva in piedi ma non a sedere, poi a sedere ma non in piedi. Ambulanze che giravano a vuoto per la città a sirene spiegate. Inseguimento coi droni a gente per bene, ignorando sbarchi illegali, furti e spaccio. In macchina solo in due, uno davanti e uno dietro, sul sedile opposto. Gli assembramenti di sei persone, i sensi unici pedonali, medici che visitavano solo online con l'invio delle foto della gola, del ginocchio, delle emorroidi. Elemento virale che usciva ad orari, a mezzogiorno no, ma la sera sì. Permesso di andare a trovare i coniugi a Milano, ma non tra Borgo Panigale e Casalecchio che distano 7 km. Nella sala d'aspetto un sedile sì e un sedile no, in fila distanziati un metro. Poi sull'aereo tre persone gomito a gomito in un metro cubo. Autocertificazione per andare dove dovevi andare, col motivo del perché ci dovevi andare. I parchi giochi erano chiusi, anche se quell'elemento virale non aveva effetto sui bambini. Bisognava disinfettarsi le mani ogni volta che si entrava in un negozio. Le cassiere protette da un plexiglass per non avere contatti con le persone e maneggiavano migliaia di articoli toccati da migliaia di persone. Gente che applaudiva dai balconi sanitari, che hanno poi cacciato a casa a calci nel culo. Cittadini che facevano la spia sui vicini di casa, campi di container che venivano montati e poi smontati e poi spariti e poi dimenticati. Chi era guarito non lo poteva prendere di nuovo, ma doveva fare il siero salvatore per non prenderlo di nuovo. Persone discriminate e lasciate fuori dai bar, dalle poste, dagli autobus, persone estromesse dal lavoro e private del sostentamento alla famiglia, VIPs senza mascherina che giudicavano le persone senza mascherina. Mascherina. Come? Lo vedete la rovescio? No, io lo vedo alla dritta. L'avete capito? Ve la devo spiegare.